Ferragosto era stato previsto maltempo, pioggia dalla mattina alla sera. Non è stato così, almeno in molte località in Costiera Cilentana, ma che cosa pensano i turisti e i residenti delle previsioni del tempo? Io onestamente ci credo anche se ultimamente non fanno tanto fede. Sono andati in ferie oggi, per cui auguriamoci che fino almeno al 24 sia buono. Dovrebbe piovere oggi pomeriggio. Però dicevano dalla mattina. Vabbè, così ho messo sto mare. Ci affidiamo al destino più che altro, no, al tempo. Questi giorni era previsto maltempo. Fino a venerdì, forse nemmeno il Ferragosto, come dice il tempo. E invece siamo qui. Per cui, insomma, crederci, ma non approfittiamo dei momenti, sì. In questi giorni io credo, perché secondo me ci hanno azzeccato abbastanza. Portavano pioggia dalla mattina alla sera. Ma veramente io sentivo il pomeriggio. Vero? Il pomeriggio. Speriamo che indovinino ancora per qualche giorno. Temporali in vista? No, nessun temporale per ora. Inizialmente ci credevo, non ci credo più. Non ci credo proprio più. Chiappato un sacco di bidoni quest'anno nel vedere le previsioni e poi alla fine è stato bel tempo. E non si fida? No, perché questi giorni ci ha deluso un poco. Quindi. Che ho visto il telefonino da quando sono arrivata da sabato e pensavo di dover andare via. Invece fortunatamente le previsioni non sono state quelle che insomma si prevedeva dal meteo. Previsione del tempo, dobbiamo crederci sì o no? Sempre, sono sempre bellissime infatti adesso, vedi? Però non dicevano questo. Ovvero? E che avete visto? Che previsione avete visto? Pioggia! Le mie a Villamare dicono sempre bel tempo. Non credo molto, o meglio dipende, perché se il sito è commerciale, secondo me si sono accorti che più la notizia è negativa, più si clicca. E quindi tendenzialmente le previsioni sono sul negativo. Per esempio, era previsto per mezzogiorno, cioè adesso, era previsto un temporale fortissimo, e invece vedete che bel sole. E crederci, bisogna tenerne conto, crederci è una parola grossa. Lei ci tiene conto? Ne tiene conto? Ne tengo conto, ma poi spesso le ignoro. Io penso di no, perché noi l'anno scorso ho fatto 30 bagni consecutivi ad agosto, quindi me ne voglio fare pure quest'anno 30 bagni. Quindi, c'entra col tempo? No, perché il tempo cambierà a favore nostro, quindi spero che vada tutto bene. E poi c'è chi non crede ai meteorologi, ma nemmeno negli uomini. Signora, ma noi alle previsioni del tempo dobbiamo crederci oppure no? Boh. Fino ad oggi era previsto maltempo. Si avverano, però non sempre. Non sempre si avverano. Quelle degli uomini del resto. Gli uomini dicono sempre tante cose. Poi, che succede?